Si è da poco conclusa la conferenza stampa di presentazione del match contro il Novara per l'Avelino di Walter Novellino che dopo pranzo partirà alla volta della città piemontese dove domani affronterà gli azzurri del tecnico Eugenio Corini. Ci sarà qualche cambio nella formazione rispetto al match disputato contro il Venezia di Pippo Inzaghi, in primis in difesa ci saranno due cambi perché a destra sarà confermato Ngawa eh, per Ngava che ha ben impressionato il tecnico nel match contro eh, i eh, Lagunari al centro ritornerà dalla squalifica Emanuele Swager al fianco di Marco Migliorini, la coppia collaudata eh, in questo inizio di stagione. A sinistra ritornerà eh, Simone Rizzato a centrocampo a destra. Quasi sicuramente sarà schierato Lorenzo Laverone Alto eh, con eh, Molina che sarà spostato a sinistra, dunque turno di riposo per eh, Sufian Bidawi al centro. Centro Angelo D'Angelo confermatissimo dopo il gol contro il Venezia. Al suo fianco ci sarà l'unico ballottaggio di giornata, quello tra Francesco Di Tacchio e Federico Moretti. Quest'ultimo scalpita per ritornare ad essere protagonista in questo avellino. In attacco confermatissima la coppia Morosini-Ardemagni con il ritorno del Ciuffo Biondo, come amano soprannominarlo gli appassionati della Serie B. L'obiettivo è quello di sfatare questo tabù dei 3-1. In trasferta, dunque l'Avellino ci proverà domani al Silvio Piola eh, di eh, Novara, consapevole di aver eh, ben iniziato questa stagione. Ora occorre soltanto invertire la rotta in trasferta dal Patterino Lombardi e tutto. Lì nello studio.